Grazie, Giacomo. Grazie. Allora, io parlerò appunto di acquisizione sui meccanismi di apprendimento, sempre riferendomi al tema lingue. E introdurrò un modello che è abbastanza condiviso, trova il consenso di molti ricercatori in questi anni, in questi ultimi 10 anni, ed è il modello cosiddetto dichiarativo procedurale che postula che l'acquisizione del linguaggio dipenda da due sistemi di memoria a lungo termine che sono attivi nel nostro cervello. Ora, questi due sistemi si chiamano appunto sistema di memoria procedurale e sistema di memoria dichiarativa, sono largamente impliciti, cioè non abbiamo coscienza della loro attività, e sono quelli che tuttavia sostengono l'acquisizione del linguaggio. Bisogna dire che il substrato anatomico, le caratteristiche fisiologiche, le modalità computazionali e addirittura gli aspetti molecolari e genetici di questi due sistemi sono ampiamente studiati e conosciuti sia nell'uomo che negli animali. Quindi stiamo parlando di qualcosa che da un punto di vista delle neuroscienze è ampiamente conosciuto. E questi sistemi, e difatti io ho pensato di fare questa introduzione proprio perché sostengono l'apprendimento di qualunque sistema linguistico, quindi sia L1, per brevità chiameremo, che L2. E i sistemi sono rappresentati in questo modo, molto schematicamente. Questo è il sistema di memoria procedurale, conosciuto anche come via dorsale, diciamo, che parte da un sistema, ma qui non farò una trattazione di tipo neuroscientifico, non è rilevante in questo caso, ma sono molto importanti i nuclei della base e i collegamenti con le aree prefrontali per quanto riguarda il sistema dorsale. Invece il sistema ventrale, dichiarativo, è legato più strettamente, per esempio, ai lobi temporali posteriori, anche se questi due sistemi hanno vie in larga parte separate, ma comunque condividono anche alcune strutture. Quello che viene detto, su cui c'è un accordo generale, è che il sistema si dividono i compiti, ovviamente, questi due sottosistemi. E quindi il sistema di memoria procedurale di solito realizza la computazione delle regole, serve per imparare sequenze, sia motorie che cognitive, come vedremo. Per esempio, spegnuto, i bambini che dicono ho aprito, cioè, questo è il sistema procedurale che estrae regole in modo automatico. Tanto per ridere, 2 o 3 settimane fa, 2 o 3 settimane fa, mi trovavo in Calabria in uno dei soliti, ahimè, giri che con tanti condividiamo, guardo Raffaele. E un signore che ci vendeva dei salumi, voleva essere molto gentile e ospitale, e noi lo fermavamo perché dovevo fare una conferenza un quarto d'ora dopo. Diceva: no, lei mi fa soffrire. E lui diceva: no, questo è un godimento, non un soffrimento. Allora, sì, perché per dire sofferenza bisogna, ahimè, usare il sistema di memoria dichiarativo. Perché il sistema di memoria dichiarativo invece fa un mappaggio cosiddetto idiosincratico fra oggetti e parole, quindi tutte le parole che fanno eccezione
devono usare un altro sistema che si chiama sistema dichiarativo, che implementa il lessico, per esempio. Quindi, mentre il sistema organizza le sequenze fonologiche, i bambini dicono mamma, mamma, papà, papà, pa, eccetera, devo andare rapido, naturalmente, ma anche le regole morfologiche, per cui finisco per dire soffrimento, se non ci penso e dico sofferenza. Ma per pensarci devo cambiare sistema e andare sul mappaggio idiosincratico, per l'appunto. La semantica, naturalmente, è realizzata e la conoscenza degli eventi e degli episodi. Naturalmente, quindi, il lessico e, attenzione, la conoscenza grammaticale, no? Non la capacità di esprimersi attraverso la grammatica correttamente. Quella è il sistema procedurale. Il solito esempio che faccio io della bambina di 3 anni che dice la nonna non mi ha dato il cioccolatino è molto evidente di come esista una separazione fra questi due sistemi. Perché la bambina è in grado di dire la nonna non mi ha dato il cioccolatino correttamente, di usare articoli e accordi morfogrammaticali corretti senza sapere nulla sulla conoscenza grammaticale che si svilupperà molto più lentamente e che ha bisogno poi di sistemi espliciti di... Naturalmente questo sistema non organizza solo il linguaggio, organizza anche... Per esempio l'orientamento, la discriminazione, la rotazione, lo dico perché nella lettura è importante, ma ultimamente faccio sempre degli esempi sull'imparare a infilarsi le scarpe, destra e sinistra. Anzi, c'è qui l'assessore Querzè, 20 anni fa nelle scuole materne di Modena abbiamo fatto un piccolo esperimento, che purtroppo non abbiamo mai pubblicato, ma era uno di quegli esperimenti così, empirici, con le insegnanti, studiando i bambini che sapevano infilarsi la destra nella destra e la sinistra nella sinistra, nella sezione dei 3 anni. D'accordo con gli insegnanti, mentre loro facevano il riposino, abbiamo scambiato le scarpe. La destra l'abbiamo messa nella sinistra e la sinistra nella destra. E quando i bambini si sono svegliati, sono andati a prendere le scarpe e noi guardavamo le risposte. Due tipi di risposta, no? Uno, i bambini che naturalmente non fanno una piega, anche se le scarpe sono state messe male, le prendono e se le infilano correttamente. Quello che ci ha interessato di più è stato quello dei bambini che invece si infilano la scarpa pensando di trovarla al posto giusto, non è teoria della mente in questo caso, è attenzione, però cambiano e si infilano. Allora, vedete, quando si dice il sistema procedurale costruisce orientamento, discriminazione, eccetera, no? Loro si erano ovviamente si sono costruiti un sistema, in questo caso sensori-cinestesico, quindi una rappresentazione sensorio-cinestesica, che confrontano con l'esperienza, questa è l'attività del sistema procedurale. E il sistema dice c'è qualcosa che non va, quindi cambia. Pian piano si costruisce la rappresentazione di destra-sinistra. Quindi in sintesi, il sistema di memoria procedurale, che è quello di cui abbiamo meno consapevolezza, perché del sistema dichiarativo abbiamo maggiore consapevolezza, perché siccome implementa il lessico e le regole grammaticali, è molto potenziato dall'istruzione. Mentre il sistema di memoria procedurale può essere stimolato dall'istruzione, ma il suo sistema di potenziamento è l'esperienza. Attenzione, è una questione fondamentale, una differenza fondamentale. Si diceva anche ieri sera con Nama, non basta insegnare a una persona
come si fa ad andare in bicicletta spiegandogli le regole della dinamica e della cinetica e della cinematica e del peso, eccetera. No, bisogna fare l'esperienza, perché altrimenti non si impara. Quindi è molto importante l'esperienza, mentre nel sistema dichiarativo, lo vedremo fra un attimo su L2, naturalmente è molto importante, cioè è molto efficace, scusate, l'istruzione. Quindi il sistema di memoria procedurale in sintesi fa tre cose importantissime. Uno, impara sequenze motorie e cognitive. A noi adesso interessa quella cognitiva, il linguaggio. Due, scopre le regole, naturalmente le fissa in maniera di durettura, ma tre, molto importante, esercita il controllo delle sequenze apprese. Questo è un sistema che appartiene proprio, sono funzioni che appartengono al sistema procedurale. Esempio, typing, cioè digitare sulla tastiera. Tutti noi abbiamo l'esperienza che il sistema di typing qualche volta non funziona, perché io mi accorgo di avere digitato con una sequenza sbagliata. Ma se io sto pensando a quello che sto scrivendo, come mai contemporaneamente sto controllando? Perché il sistema, dentro una capsula preattentiva, sostanzialmente gestisce anche il controllo. Bene, acquisizione di L2. Quindi questa è la premessa. La premessa è: oggi sappiamo che il linguaggio poggia su queste due strutture, largamente implicite. Largamente implicite. Io ho una nipotina che ha poco meno di un anno e che, come tutti i bambini, a un certo punto sta cominciando a mostrare l'apprendimento del lessico recettivo. Non è ancora in grado di parlare. Ma fa come tutti i bambini, come fai ad accorgertene? Perché siccome era raffreddata, tosse, ma che tosse che ha questa bambina? Poi a un certo punto dici tosse e lei fa. Cos'è successo? Il sistema, in questo caso dichiarativo, sta cominciando a registrare rapporti idiosincratici tra una parola e un evento. Punto. Questo è l'esempio. L'esempio sulla morfologia grammaticale l'abbiamo già fatto. Bene, un collega americano, Michael Ullman, ha studiato a lungo queste questioni e lui si occupa proprio di apprendimento di lingua 1 e lingua 2 e quindi ritiene che il confronto tra L1 ed L2 fornisca elementi interessanti per studiare i DSL. Io oggi non parlerò dei DSL, che sta per disturbi specifici del linguaggio, ok? Non specific learning impairment, no, specific language impairment, sorry. SLI in italiano è DSL, perché Friedman cerca di seguire senza interprete, ok? Nama, thank you. Quindi cosa dice lui? Lui dice che i due sistemi, uno si sviluppa lentamente, il risultato è la proceduralizzazione, ma attenzione, durante l'infanzia però c'è una tendenza all'attenuazione di questa proceduralizzazione, mentre il sistema dichiarativo si sviluppa più rapidamente, gestisce le forme grammaticali che fanno eccezione e si consolida in età adulta. Quindi lui studia come funzionano i parlanti L2 tardivi, cioè coloro che, come la maggior parte di noi, che non siamo bilingui, apprendono la seconda lingua in età tardiva. I parlanti tardivi L2 poggiano prevalentemente sul sistema dichiarativo. Perché? Per due motivi. Perché da un lato c'è una attenuazione fisiologica, come abbiamo visto prima nella diapositiva precedente, dell'utilizzo del sistema procedurale.
Quindi facciamo meno esperienza di attività di parlato. Dall'altro ci sono appunto anche minori opportunità di proceduralizzazione. Anche la grammatica per i parlanti tardivi viene realizzata attraverso il sistema dichiarativo, cioè ci insegnano la grammatica dell'inglese, del francese, eccetera, e così via. Del latino, anche se quella assomiglia un po' di più, ma insomma. Naturalmente, dice Ullman, se l'esposizione a una lingua viene protratta e diventa abbastanza consistente, il sistema procedurale comincia a funzionare da solo. E quindi si sviluppa un compenso procedurale. Detto in altri termini, anche se io sono un adulto, perché si è sempre detto che l'adulto impara peggio le lingue, non è vero. E non è vero che impara peggio le lingue. Oggi sappiamo che l'adulto è in una condizione diversa. Cioè, per esempio, ha una componente dichiarativo-lessicale molto forte, quindi vuole allargare subito il suo vocabolario, vuole sapere come si dicono le parole che lui userebbe nella sua lingua madre e quindi tende a usare il sistema dichiarativo lessicale. Ma sappiamo tutti che non si riesce a parlare così, perché manca l'esperienza procedurale. Il problema è che l'adulto L2 tardivo ha bisogni comunicativi molto più consistenti dell'L2 precoce e quindi non può dire, come diceva il mio nipotino, che adesso è un nipotone perché ha 29 anni, ma insomma che è nato negli Stati Uniti ed è bilingue, quando veniva a trovare la nonna, molti anni fa diceva, saltava sul lettino dicendo nonna, perché aveva parlato questa parola in aveva imparato questa parola in italiano, need milk, need milk. E mia madre diceva, oh, non c'è sua madre, cosa sta dicendo? Dico, mamma, vuole latte. Allora, immaginatevi uno di noi che entra in un supermercato e dice, o in un negozio, dice, need milk. No, noi diciamo, scusi, vorrei, eccetera. Perché la nostra conoscenza linguistica, termine molto importante che vedremo fra un attimo, richiede che noi acquisiamo una competenza un po' troppo rapidamente. Non ce la facciamo. Ci vorrebbe poi una grande esperienza procedurale. Per questo se io vado 3 mesi o 6 mesi o un anno in un paese in cui si parla un'altra lingua, imparo. Perché sono esposto, perché il mio sistema procedurale ricomincia a vedere delle opportunità diverse, persone che parlano solo così e tende a cosa fare? A estrarre delle regole, a trovare le costanti, a realizzare implicitamente un sistema. La proceduralizzazione non dipende solo dalla quantità di esposizione, ma anche da fattori, dice Ullman, estrinseci, quindi la qualità dell'input. Quindi se oltre ad andare in Inghilterra e star lì un anno vai anche a scuola di inglese, naturalmente migliori molto. No, no, questo va detto. Due, dipende da fattori intrinseci. È noto che le femmine imparano prima le lingue rispetto ai maschi, è meglio. Quindi fattore sessuale e anche alcuni aspetti del genotipo o della presenza di DSL. Ora, quali sono le relazioni quindi in sintesi tra il sistema procedurale e il sistema dichiarativo? I processi sono indipendenti. Nell'infanzia noi sviluppiamo in modo indipendente questi due sistemi. Non è come si pensava fino a 20 anni fa che il sistema procedurale si trasforma in sistema dichiarativo. No, questo è accertato, le neuroscienze lo dimostrano, adesso vi darò qualche esempio con dati neuroscientifici, perché per due motivi. Primo, perché anche in età adulta
con prove soprattutto di potenziali evocati, si vede che i sistemi neurali funzionano entrambi e in modo separato. Secondo, perché l'esperienza dimostra che l'adulto, messo in certe condizioni di imparare L2, tira fuori il sistema procedurale attivo. Quindi è sempre attivo. Però, come vedremo, comunicano fra di loro e si completano a vicenda. Certo, sono già quasi alla fine, cara. Forse 10 minuti sono abbondanti. Perché ho deciso di dire poche cose schematiche. Nell'interazione, questo però è un concetto molto importante, che forse i linguisti mi aiuteranno a tradurre meglio, perché Larry Leonard parla di linguistic knowledge. Non so se è giusto tradurla come conoscenza linguistica o competenza linguistica. Forse anche conoscenza, perché ieri sera, per esempio, Naama mi diceva, discutevamo di linguistica e io, parlando con lei e con suo marito, dicevo che ho imparato da un linguista straniero, il compianto Luis Prieto, un linguista famoso, di cui sono stato allievo al dottorato di psicolinguistica, che io uso una grammatica quando parlo in dialetto veneto, essendo veneto, e un'altra grammatica quando parlo in italiano. Come? Sì, perché in Veneto la terza persona singolare e la terza persona plurale si esprimono con la stessa parola, sempre. Se io dico lui va, no, noi diciamo va e vanno, in Veneto si dice va e va. Quindi bisogna dire el va, i va, no? Aspetta, no, siamo alla conoscenza linguistica, scusate. Allora suo marito mi chiede, scusa, ma questo anche solo per la terza persona o anche per la seconda persona? Allora io ho dovuto pensarci un attimo, ho detto scusa, stavo oltretutto parlando in inglese, devo pensare, mi sono dovuto dire dunque, come direi, cioè questa la chiamiamo conoscenza linguistica o competenza linguistica. Poi ho visto che noi lo facciamo anche per la seconda persona, ma non ne ho una conoscenza astratta. Devo, come dire, ritornare sul sistema procedurale. Quindi il sistema procedurale interagisce col sistema dichiarativo, ma ti aiuta a costruirti una competenza linguistica. In sostanza il processo è questo. Abbiamo SMP, sistema di memoria procedurale, e sistema di memoria dichiarativa, che interagiscono fra di loro. Come abbiamo sentito da Ullman, il sistema di memoria procedurale si attenua nel corso dello sviluppo, non scompare, si attenua, e si rafforza il sistema di memoria dichiarativa, ma nelle loro interazioni costruiscono il cosiddetto concetto di conoscenza linguistica, che è quello che, secondo Leonard, affligge i soggetti con disturbo specifico di linguaggio anche in età adulta, che è quello probabilmente, siccome giustamente Cardinaletti diceva l'anno scorso parlavamo di latino, l'anno scorso parlavamo delle evidenze che tutti osserviamo, per cui i ragazzini di scuola media superiore, quando traducono, producono enunciati completamente incongrui e non si accorgono della incongruenza degli enunciati in italiano. Perché? Perché mancano di sufficiente conoscenza linguistica. E la conoscenza linguistica non è la grammatica che si insegna a scuola, ma è il risultato fra l'interazione del sistema di memoria procedurale e il sistema di memoria dichiarativa. Quindi, andando verso la conclusione, una parola sulle evidenze neurobiologiche. Allora, L1, adesso passo velocemente perché molti di voi non sono esperti, anzi quasi forse nessuno, ma insomma,
come vi ho detto prima, potenziali evocati uditivi. Si è visto che, analizzando i potenziali evocati uditivi dei soggetti parlanti L1 nella condizione L1, cioè madrelingua, ci sono alcune risposte. Delle risposte di negatività, quindi mismatch negativity, sto guardando la professoressa Genovese ovviamente, centro posteriori bilaterali, quando viene attivato un processo lessicale semantico. Dopo 400 millisecondi si registra una mismatch negativity, un'onda particolare. Invece, quando si analizzano i processi morfosintattici, ci sono due tipi di risposta. Una molto rapida, sempre negativity, che è a sinistra e che poi si irradia bilaterale, anteriore, e la seconda che riflette, come dire, il processo di controllo del sistema grammaticale. Va al sistema dichiarativo per dire sì, ho detto una frase giusta dal punto di vista grammaticale. Cosa succede per gli L2? Scusate, qui è L2 e ho trascurato di scrivere L2. Che anche dopo poca esposizione al nuovo lessico c'è la risposta N400, cioè la negatività, l'onda 400, anche se all'inizio è di ampiezza ridotta. Invece manca completamente, questo è interessante per dire che i due sistemi sono separati, la risposta ai processi morfosintattici. Cioè io ti evidenzio una forma morfosintattica e tu non attivi l'onda. Niente. Mentre quando c'è una buona competenza, cioè per soggetti di livello culturale elevato, guarda caso, attraverso la via grammaticale, come facevo io dopo l'istruzione superiore, c'è la risposta di competenza grammaticale. Conclusione. Allora, l'ipotesi del deficit di memoria procedurale viene presentata già nel 2005 sulla rivista Cortex, quindi molto autorevole, da Ullman e Pierpont, come un fattore unico nei disturbi specifici dello sviluppo. Presentano un bellissimo lavoro fondante che dice che è intitolato più o meno così: il deficit di memoria procedurale non è esclusivo al disturbo di linguaggio, ma riguarda tutti i tipi di disturbo di apprendimento. La debolezza del sistema di memoria procedurale provoca, a mio avviso, un ridotto sviluppo della conoscenza linguistica. E quindi ci sono dei riflessi sulla competenza grammaticale e sulla competenza enunciativa. Cioè, in sostanza, succede questo, che un sistema in cui il sistema di memoria procedurale è inefficiente produce una conoscenza linguistica minuscola, più ridotta. Forse dovevo scriverlo ancora più piccolo. Quindi, scusate, l'ultima diapositiva, ho fatto un piccolo errore di digitazione. Quindi, se noi parliamo dei dislessici e dell'acquisizione della seconda lingua, e se teniamo conto delle premesse che io ho cercato di presentarvi così, allora, l'L2 nei dislessici poggia solo sul sistema dichiarativo, o comunque quasi esclusivamente. Noi dobbiamo tenerne conto per avviare i processi di lavoro con loro, di recupero nella scuola. Ne discutevamo anche ieri con il mio collega linguista. Non è certamente insegnandogli la grammatica, ma neanche in italiano miglioriamo insegnandogli la grammatica, perché è impenetrabile. La grammatica prende
diciamo fra virgolette, solo se il mio sistema procedurale efficiente mi ha messo in grado di riconoscerla come modello dichiarativo esplicito. 2. Il sistema di memoria procedurale è inefficiente anche per l'L1 e quindi produce scarsa conoscenza linguistica e quindi determina anche scarsa difficoltà nell'apprendimento delle lingue e difficoltà nella traduzione. Quindi, in sintesi, la domanda finale con cui chiudo e lascio agli altri colleghi la risposta è questa. Dobbiamo chiederci, ma... Ah, ecco, manca l'ultima diapositiva, che quindi non è quella che ho fatto stamattina, che non si è registrata, vedo. Quindi, per esempio, i dislessici all'università non sono capaci di fare le prove di italiano, perché magari se c'è una domanda che non ricordo più, ma qui c'è una mia amica che me l'ha portata tanti, qualche anno fa, adesso si è laureata, perché il problema... L'esame di italiano risultava insuperabile perché c'erano spesso da decidere se alcune parole, alcune forme grammaticali le dovevamo considerare participio passato o sostantivo. La risposta è: questa persona che parla benissimo in italiano non è in grado di farlo, ma è in grado di esprimersi correttamente. Noi dobbiamo tenere presente questa differenza. Ma lo dico con i miei colleghi perché abbiamo avuto una discussione la settimana scorsa su questo. 2. Il latino. 3. Le traduzioni e l'inglese. Quindi la domanda è, e qui mi riferisco alla collega Elisabetta Genovese, no? Noi vediamo la distribuzione, perché per esempio al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane in cui io afferisco, abbiamo una discussione. I dislessici che hanno anche magari un disturbo del linguaggio, è giusto che li lasciamo fare un percorso scolastico che va all'insegnamento, che porta all'insegnamento? Può un dislessico iscriversi a lettere? Oppure quando dopo incontra l'ostacolo, per questo dico finisco con la domanda, perché io sono spesso coinvolto in queste domande anche da parte di altri colleghi, cosa facciamo? Non riesce a passare l'esame di latino? Oh, se è iscritto a lettere io non lo so. Cioè forse ci sono anche l'orientamento, può essere, come avete visto, ci sono... qui all'Università di Modena i dislessici sono a ingegneria, biotecnologia, medicina, certo ne abbiamo anche a scienze della formazione primaria, probabilmente bisogna valutare caso per caso, però noi anche per indirizzare il successo formativo di questi studenti dobbiamo, credo, senza eccessive ideologie, tenere in considerazione anche di questi elementi che sottostanno ai processi di apprendimento. Grazie per l'attenzione.